Sono passati 2 anni dall'ultima schiacciata di Alberto Matarazzo, ma il ricordo del coach è sempre vivo nella grande famiglia della Tripalda Volley, così come i sorrisi, le battute, i momenti belli e difficili trascorsi nell'ambiente bianco-verde. Il ricordo di Alberto rimarrà sempre vivo perché abbiamo passato 2 anni bellissimi con lui e purtroppo le situazioni della vita sono queste. E io personalmente è una cosa che porterò nel mio cuore, non va detta né messa in pubblico perché io penso che queste cose si portano dentro e ognuno di noi sa bene i ricordi che si porta di Alberto, ma io soprattutto per un fatto di legame con la famiglia Matarazzo di cui nutro una profonda stima, e quindi ho fatto il mio pensiero ad Alberto stamattina, ma questo, voglio dire, era un fatto dato. Alberto aveva un sogno per la sua Tripalda Volley, il desiderio di vedere nuovamente la propria squadra nelle categorie che contano, impresa che i sabatini stanno provando a realizzare in questa stagione. Sicuramente Alberto penso che aveva anche altri tipi di sogni, perché lui contava di arrivare molto in alto. Noi quest'anno tentiamo di fare il massimo, siamo sulla strada giusta, adesso iniziamo il ritorno da sabato a Pomigliano e poi di partita in partita vediamo di fare le cose migliori.